Uno dei nuovi arrivi, 20 anni compiuti, già un'esperienza in Lega Pro, una duplice esperienza in una sola stagione. Prima Pergo Crema, poi Avellino, centrocampista centrale. Raccontaci che cosa sai fare. E niente, l'anno precedente ho avuto questa esperienza a Pergo Crema, ho iniziato e fino a gennaio, poi sono passato all'Avellino, è stata un'esperienza bellissima sotto il punto di vista calcistico, secondo me sono cresciuto molto rispetto agli anni precedenti, è un altro campionato, sono altri ritmi e giochi con gente di esperienza e sicuramente mi ha aiutato. Il tuo ruolo, centrocampista centrale di un centrocampo a 3, a 4? E posso fare sia il centrocampista centrale a 2 che mi posso adattare anche un centrocampo a 3 facendo la mezzala sia a destra che a sinistra. Avellino Ad Avellino hai giocato poco però. sì, ho avuto meno possibilità di giocare rispetto al Pergo Crema, però mi sono trovato bene sia con la società che con i compagni di squadra. Invece, primi 2 giorni di ritiro con la Salernitana, le impressioni di un ragazzo, insomma, che fa il ritiro, insomma, per una categoria che penso vi auguriate possa essere di nuovo la prima divisione. Ma posso dire solamente che sono felicissimo di stare qui e la mia prima impressione, penso quella di tutti, è positiva, sia per quanto riguarda lo staff, che partendo dal mister e partendo dalla società. E è un onore indossare questa divisa. È vero che Galderisi è così severo come non sembra invece. No, secondo me lo conosco poco, come detto da 2 giorni, però mi ha fatto una buonissima impressione e spero di conoscerlo ancora meglio nei prossimi giorni. Per un giovane, un giocatore, è sempre bello e piacevole, insomma, fare una preparazione atletica che comprenda molto il pallone. Voi 2 giorni state già giocando a Sì, calcio. il mister in questi 2 giorni ci ha fatto usare molto la palla e è una cosa positiva secondo me, anche perché molte squadre, molti mister usano soprattutto la concentrazione sulla fase atletica, ma con il mister Calderisi ci stiamo trovando bene sia con la palla che oggi abbiamo iniziato a correre e piano piano aumenteremo. Ultima domanda, tu vieni dal settore giovanile della Lazio, hai fatto anche la primavera 2 anni or sono con Bollini, conosci tanti ragazzi della Lazio che sono in predicato di venire, tra vari Zampa, Emanuele, Onazzi, non so se ci hai giocato, ma Sì. credo con la gran parte sì. Cosa ti senti di dire magari per convincere, perché sono ancora indecisi? Ma posso dire, non li ho sentiti ultimamente, però posso dire che se devono scegliere possono venire, devono venire qui perché è una grandissima società. Anche tu hai visto YouTube per essere convinto? Sì, Qual è sono immagine? sicuramente. E ho visto la partita dei playoff, sicuramente, che mi ha impressionato molto la curva piena e poi ho sentito dire che qui la città è molto calorosa, quindi molto buono e bello per un giovane.